Allora, come funziona questo street control e che cos'è? Lo street control è un'apparecchiatura che consta di una telecamera e un tablet ed è di ausilio alla nostra attività istituzionale, soprattutto per quanto concerne il rilevamento delle soste irregolari. Quindi noi, perlustrando alcune vie laddove riscontriamo una maggiore concentrazione di veicoli in sosta irregolare, interveniamo effettuando delle riprese, fermo restando che la principale fonte di prova è l'accertamento visivo da parte nostra, che verrà ulteriormente rafforzato, se così possiamo dire, dalla posa di due fotografie. Ecco, quando lo potete utilizzare durante le vostre perlustrazioni per strada? Beh, come tutte le soste irregolari, laddove ci siano delle autovetture in doppia fila o ai vertici degli incroci o sulle strisce pedonali, insomma tutte le infrazioni racchiuse nell'articolo 158, anche articolo 7, noi possiamo intervenire sempre se non è a bordo il conducente o il proprietario. In quel caso noi abbiamo l'obbligo di contestare la violazione direttamente sul posto. Una volta, diciamo, che la foto viene scattata, insomma, qual è l'itere che segue a questo procedimento? Sì, a fine giornata i dati incamerati nel tablet vengono inviati al server e da lì, dopo un periodo di tempo attorno ai 15 giorni, vengono validati, significa ricontrollati, per vedere se c'è qualche difetto appunto nel trasferimento dei dati. Si fa l'accertamento presso il PRA per vedere chi è l'intestatario del veicolo e lì, come le normali procedure relative agli altri verbali di accertamento che si fanno su strada, sul classico volantino giallo, e si invia presso il domicilio del titolare, dell'intestatario della carta di circolazione. Cioè, da quando è attivo il servizio, che risultati avete ottenuto? Quante multe, presta poco? Purtroppo il numero è alto, a testimonianza del fatto che la sosta selvaggia impera a Palermo. Comunque abbiamo notato che da quando è in utilizzo lo strumento c'è stato un calo molto evidente di infrazioni relative alle soste irregolari, quindi contiamo che nel giro di pochi mesi i cittadini possano essere più attenti nel curare questo aspetto. Avete ricevuto lamentele, reclami per questo nuovo strumento da parte della gente? Beh, strano a dirsi, c'è stata una risposta positiva da parte dei cittadini, molti si complimentano per i risultati ottenuti, a parte c'è sempre qualche piccola percentuale di insoddisfatti, però ritengo che siano anche legittime da un punto di vista personale. L'esborso chiaramente non fa mai piacere a nessuno, comunque i risultati sono apprezzabili, la gente appare soddisfatta e ciò ci consente di andare avanti con fiducia nell'espletare questo servizio. Quindi questa è la schermata principale. Dal punto di vista operativo noi inseriamo la via su questo riquadro, dove interveniamo, il civico. Autoveicolo non lo inseriamo perché già le fotografie saranno abbastanza esplicative al riguardo. Quindi noi, rilevando la targa su questo riquadro dove è scritto rileva targa, noi azioniamo il riquadro per la foto. Ecco, noi con una telecamera orientiamo laddove troviamo un veicolo in sosta irregolare. Prendiamo a mo' di esempio quella panda col conducente a bordo, effettuiamo uno zoom. Lo zoom, come vedete, è molto potente. Noi frizziamo l'immagine e abbiamo già la prova dell'auto in doppia fila. Da qui rileviamo il numero di targa. In genere si attiva l'OCR, che è il sistema di lettura automatico,
noi effettuiamo il confronto tra la foto e la lettura effettuata dal dispositivo. Se è stato letto in maniera corretta, come succede nell'80%, facciamo conferma e abbiamo già scattato la prima foto. A maggiore conforto dell'assenza del conducente a bordo, noi, azionando quest'altro riquadro, effettuiamo una seconda foto. In genere noi facciamo finta che la macchina è quella, esatto, quella in sosta. Noi possiamo effettuare da qualsiasi posizione, inquadrando il posto di guida, in modo tale da evidenziare che questo risulta vuoto, che nessuno sia a bordo. Quindi possiamo fare lateralmente, anteriormente o posteriormente. L'importante è che ci sia l'inquadratura del posto guida, che in questo caso noi notiamo, notiamo che il posto guida è vuoto, però c'è un riflesso, e diciamo che alcuni inconvenienti che noi possiamo riscontrare è che non si noti bene all'interno se è presente il conducente o meno. Quindi abbiamo installato un filtro che spesso minimizza il difetto, però dipende dall'angolo di incidenza della luce. In questo caso, ad esempio, non agisce molto, però in alcune, ecco, viene minimizzato lievemente. Comunque si riesce a intravedere l'interno, che non c'è nessuno. Anche in questo caso noi frizziamo l'immagine facendo rileva veicolo, conferma, e abbiamo le due foto. Chiaramente i veicoli sono diversi, questa era una prova. Certo. A quel punto ricontrolliamo la via, il numero civico che qui non abbiamo inserito, che dovremmo inserire, l'infrazione. Con cambio infrazione noi cambiamo l'infrazione, se è una doppia fila, se è una sosta all'incrocio o se è un divieto di sosta. Dopodiché salviamo e andiamo avanti. In questo caso noi non salviamo perché questa era una prova. Usciamo. Monitorate anche le corsie preferenziali? Le corsie preferenziali, facciamo anche degli interventi sulle corsie preferenziali. Però, ma tecnicamente è possibile prendere solo le auto in sosta o anche quelle che comunque stanno invadendo una corsia preferenziale, ad esempio? No, proprio in quel caso, se c'è il conducente, lo dobbiamo contestare, quindi questo attrezzo noi lo utilizziamo soltanto per i veicoli, tra virgolette, abbandonati, senza nessuno a bordo, altrimenti verrebbe a decadere lo spirito per cui è nato questo aggeggio. Quell'autovettura bianca è una Lancia. Come notate, c'è una certa sinergia tra il conducente e l'operatore, in questo caso io, perché abbiamo uno scambio di compiti, cioè ognuno ha un suo compito determinato, lui opera con la telecamera per cercare di essere più efficaci. In questo caso sto controllando la targa dell'OCR con quella rilevata ed è perfetta, quindi confermiamo. Adesso noi, facendo un passaggio, posizionando la telecamera leggermente inclinata, in appena un secondo riusciamo a rilevare la presenza o meno del conducente. Andiamo un po' più avanti, va bene così, civico, e andiamo via. 13E, è chiaro fino a qui? Assolutamente. Quindi facciamo, digitiamo. Abbiamo detto che era 13E. Okay. Quindi tutti i parametri sono a posto, facciamo salva e proseguiamo col prossimo. Qua è in doppio. Ah, questo di qua, no, sì, dopo prossimità di tre. Aspetta. In questi casi no, ecco, dovendo agire, preferiamo togliere una doppia fila. Ecco, agire prima con la doppia fila, ci mettiamo in una doppia fila, che ha una priorità per chi arreca più il tralcio. In questi casi noi potremmo avere anche dei problemi di inquadratura.
però con un po' di mestiere e un po' di bravo. Va bene così. Fermo. Bip WF R, ecco, R. Qui Roma. C'è stato un errore, quindi noi correggiamo subito. Il signore sta andando via. Okay. Signore sta andando via, in questi casi evitiamo perché potremmo sempre contare. Però ripeto, siamo sempre là. Contestare significa scendere e chiedere i documenti. Chiaro.